Gioca per la maglia, vinci per gli ultra, le diavolo, le la sud è qui con te. Gioca per la maglia, vinci per gli ultra, le Milano, le la sud è qui con te. Gioca per la maglia, vinci per gli ultra, come forte il Milan, come forte il Milan, come forte il Milan, come forte il Milan. Come forte il Milan, come forte il Milan, come forte il Milan. Buonasera ragazzi e bentornati nella casa del diavolo, il Tringa è sempre presente. Iscrizione al canale, campanellina, pollice in su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, mi premeva farvi questo video. Intanto partiamo dal fatto che ringrazio tutti per le belle parole e gli auguri che mi avete fatto oggi durante tutta la giornata. Stasera ragazzi, 22:30, 22, 21:30, 21:40 faremo una live, però mi preme parlarvi un po' di quello che c'è in giro oggi, la storia di Akan Çalhanoğlu. Ragazzi, come sempre, ogni volta che si ferma il campionato, i giornalisti non trovano di meglio da fare che straparlare sul Milan. Qualcuno dice che le distanze fra Akan Çalhanoğlu e la società sono alte, che Akan Çalhanoğlu rischia di andare via a costo zero o potrebbe partire a gennaio. Ragazzi, mai nulla è stato così diverso. Io penso che l'amore che ha Çalhanoğlu nei confronti di questi colori sia sotto gli occhi di tutti. Quindi io penso che veramente tutte queste chiacchiere che stanno facendo giornalisti e non solo giornalisti, perché sto vedendo che molti giornalisti su YouTube stanno cavalcando l'onda. Io mi chiedo come gente che segue il Milan da 70 anni possa dire certe cose e mettere il dubbio nella testa dei tifosi. Cioè, io penso che queste persone siano quelle più seguite di tutti e non mi piace, veramente mi fa tristezza vedere persone che hanno sempre avuto il Milan nel cuore comportarsi in una certa maniera in questi ultimi tempi. Io del mio piccolo, ragazzi, vi dico di stare tranquilli. Poi vedete voi quello da fare, quello che bisogna fare. Però io non sono nemmeno tanto così preoccupato per Akan Çalhanoğlu, né tantomeno per Gigio Donnarumma. E se per Gigio la trattativa può essere un pochettino più lunga, io penso che per Akan Çalhanoğlu veramente non ci sia nessun motivo di preoccupazione. L'unica cosa che mi sento di dire alla società è quella di fare le cose velocemente. Perché sarebbe meglio non avere giocatori preoccupati per i contratti. Quindi veramente fate le cose fatte velocemente perché abbiamo delle partite importanti quando al rientro dalle nazionali, quindi non ci devono essere assolutamente giocatori che abbiano la testa altrove. Quindi veramente ragazzi vi dico di stare tranquillissimi e ci vediamo intorno alle 21:40 in live. Vi ringrazio ancora tutti quanti per gli auguri che mi avete fatto durante tutta la giornata. Ho tenuto un paio di birre da berci insieme mentre facciamo la live. Vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore rosso nero.